Ciao, sono Paolo. Da oltre 4 anni mi occupo di aiutare aziende e professionisti ad aumentare le vendite dei loro prodotti e servizi online attraverso strategie di video marketing. Che i video siano il tipo di contenuto che si sta diffondendo più rapidamente negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. Piattaforme che fino a qualche anno fa non li accettavano nativamente stanno iniziando a farlo, vista la popolarità e l'efficacia di questa modalità di promozione. Tra queste non possiamo non menzionare Facebook ed Instagram, ad esempio. La piattaforma più anziana e matura per quanto riguarda la pubblicazione dei video rimane però YouTube. A me piace definirlo un ibrido, nel senso che ha caratteristiche da motore di ricerca e allo stesso tempo da social network. Col suo fratello maggiore Google, infatti, condivide il fatto di dare l'opportunità agli utenti di cercare argomenti e video per parole chiave ed ha un suo algoritmo che posiziona i video per parole chiave che segue delle specifiche regole. Con il suo rivale Facebook condivide il fatto di poter creare una community tramite le iscrizioni al canale, con la possibilità per chi pubblica video di raggiungere questi iscritti, comunicare ed interagire con loro con funzioni come i commenti, i mi piace e la nuovissima sezione community nella homepage dei canali. L'errore che vedo fare più spesso da chi inizia a pubblicare video su YouTube consiste nel fatto di non avere una strategia ben definita e degli obiettivi. Un po' come il problema che hanno le persone che decidono di mettersi in forma e che non raggiungono i risultati. Da dove partire quindi e come strutturare un piano editoriale su YouTube? Per prima cosa dobbiamo capire quali sono le due fonti principali di traffico, ossia quelle che porteranno le visualizzazioni. La prima è quella data dalle ricerche. Gli utenti atterrano sulla homepage di YouTube, cercano un tutorial o delle informazioni riguardo ad uno specifico argomento inserendo una parola chiave e YouTube propone tutti i video che potrebbero corrispondere a quella ricerca secondo un algoritmo specifico. La seconda fonte maggiore di traffico sono i video suggeriti. Ti sarà sicuramente capitato di notare mentre guardi i video su YouTube i video che appaiono sulla destra. Nella maggior parte dei canali un 30-40% delle visualizzazioni arriva proprio dai video suggeriti, ossia un utente clicca su un video di quel canale mentre sta guardando un altro video oppure al termine. La nostra strategia su YouTube si deve perciò basare sul cercare di ottimizzare queste due fonti di traffico. Ce ne sono anche altre, ma per iniziare lo scopo deve essere quello di massimizzare queste due. Partiamo dalla prima. Come detto, vogliamo che quando un utente esegue una ricerca, il nostro video sia posizionato nella prima pagina e magari nelle prime posizioni. La mia domanda per te dunque è: sei a conoscenza delle keyword, ossia delle parole chiave che gli utenti utilizzano per cercare risposte alle loro domande che ruotano attorno al tuo settore? Prima ancora di accendere la videocamera per registrare, dovresti porti questa domanda e fare un'analisi accurata. Non solo, sarebbe meglio analizzare la competizione sulla piattaforma allo stato attuale per quella specifica keyword. Se c'è molta competizione, ossia molti video ben posizionati, potrebbe non essere facile sorpassarli e quindi posizionarsi meglio, anche se non è impossibile. Trovate le giuste parole chiave per volume di ricerca mensile e per competizione, siamo pronti a creare i nostri video. Ogni video creato attorno ad una parola chiave dovrebbe essere ottimizzato per essa, sia nei contenuti, che devono andare incontro al tema o alla domanda espressa nella parola chiave, sia nell'ottimizzazione del video una volta caricato. Quindi titolo, descrizione, i tag, eccetera, devono essere ottimizzati al fine di aumentare la probabilità di posizionare il video per quella keyword. Passando alla seconda fonte di traffico, quella dei video suggeriti, il discorso delle parole chiave perde un filo di importanza. Quello che intendo è che per questo tipo di video non ci dobbiamo focalizzare esclusivamente sulle parole chiave, ma sull'attirare l'attenzione dello spettatore. E come possiamo farlo? Utilizzando gli unici strumenti che in questo caso abbiamo a disposizione, il titolo e la miniatura personalizzata. In questo caso il titolo può essere scritto utilizzando uno stile più intrigante e meno legato alle parole chiave. Per fare un esempio, se vogliamo posizionare un video per la parola chiave esercizi per dimagrire, sarà fondamentale inserire questa keyword nel titolo del video. Se invece vogliamo attirare una visualizzazione dei video suggeriti, usando quindi un altro video, sarà meglio usare un titolo che attiri di più l'attenzione, come ad esempio i 3 errori di chi vuole allenarsi per dimagrire, oppure i 3 miti sull'allenamento aerobico sfatati. Come vedi, questi ultimi due titoli stimolano la curiosità, e se la miniatura personalizzata è creata bene, è facile attirare il click da parte dell'utente. Tutto ciò che ho detto finora non ha alcun valore se i video che produciamo e carichiamo non sono di buona qualità e non forniscono valore sotto forma di informazioni o intrattenimento per l'utente. Il modo principale, infatti, che YouTube utilizza per decidere chi posizionare per primo nei risultati di ricerca e chi far comparire nei video suggeriti è il tempo di sessione. Questa metrica rappresenta quanto tempo gli utenti passano sulla piattaforma per guardare video. Facendo un esempio ipotetico,
Il video A, che dura 5 minuti, produce un tempo di sessione di 20 minuti, perché gli utenti, dopo di esso, guardano magari altri 5 video. E il video B, che dura 10 minuti, produce un tempo di sessione di 15 minuti, perché dopo di esso gli utenti passano su YouTube solo altri 5 minuti. In questa situazione YouTube premierebbe il video A, anche se più corto. Questo perché, come detto, produce un tempo di sessione di 20 minuti contro i 15 del video B. Quindi quando crei i tuoi video, considera che YouTube li premierà principalmente per quanto aiuteranno le persone a rimanere sulla piattaforma. Inutile ottimizzare ogni altro aspetto, come il titolo, i tag, eccetera, eccetera, se poi dopo alcuni secondi le persone chiudono il video perché noioso oppure non in tema. Abbiamo visto come farsi trovare su YouTube. Questo è sicuramente il primo passo. Come fare poi per far sì che le persone rimangano con noi nella nostra community iscrivendosi? Come per l'esempio precedente, tutta la strategia deve partire prima di iniziare a creare i video. La prima cosa che dobbiamo capire è la reason why, ossia il motivo che ci rende diversi, speciali o semplicemente più adatti per un certo tipo di pubblico. Piacere a tutti è impossibile, cercare di piacere a tanti non è facile, ma trovare un pubblico relativamente piccolo che ci apprezzerà è molto più fattibile. Quando le persone capiscono che i tuoi contenuti danno qualità sotto forma di informazioni o intrattenimento, o magari entrambi contemporaneamente, perché no, e sentono che i tuoi contenuti sono adatti a loro, che in un certo senso sembra che tu stia parlando proprio a loro, allora sarà più facile che decidano di iscriversi e di seguirti. Facciamo un esempio: se ti occupi solo di allenamento per donne dopo la gravidanza, nei tuoi video è probabile che tu descriva problemi e sfide che queste donne stanno affrontando, utilizzerai dei termini che loro conoscono e fornendo loro consigli specifici sulla loro situazione sarà più facile che ti seguano rispetto ad un canale di fitness generico che parla e si rivolge a tutti. Non dimenticare inoltre di interagire con i tuoi follower il più possibile, sia attraverso i commenti sotto i video, sia chiedendo loro cosa ne pensano del video e di suggerirti temi per i prossimi video, sia facendo delle live nelle quali hai la maggior possibilità di avere una conversazione virtuale con essi. Vedere che per te la loro opinione è importante aiuterà a creare un senso di community e i nuovi potenziali iscritti lo noteranno e avrà loro voglia di iscriversi a loro volta. Un'altra cosa da ricordare è di fare pieno uso di tutti gli strumenti che YouTube ci mette a disposizione per aumentare da un lato il tempo di sessione, quindi la performance del video in termini di visualizzazioni, dall'altro le iscrizioni. Quindi impara ad utilizzare le schede e la schermata finale e non dimenticare di inserirle in ogni video. Per concludere, posso dirti che YouTube può sembrare una piattaforma difficile sulla quale non è facile crescere, ma se studi ed implementi la giusta strategia è quella che ti può portare i maggiori risultati nel lungo periodo. Se sei un personal trainer, so che sai quanto sia importante avere un giusto obiettivo e la giusta strategia per ottenere degli obiettivi degni di questo nome. Con questo video ho cercato di darti una panoramica di come creare la tua strategia su questa piattaforma, a volte incompresa, ma che può dare grandi soddisfazioni se utilizzata correttamente. Spero di esserti stato utile e che tutto sia chiaro. Se vuoi saperne di più, puoi visitare il mio canale, nel quale settimanalmente fornisco consigli e tutorial attorno al mondo del video marketing e di YouTube. Mi raccomando, non dimenticare di iscriverti. A presto, ciao!